Hello bad guys, benvenuti a questo nuovo video. Non sono scomparso, ma sono stato un po' indaffarato con faccende personali, appunto lavoro e quant'altro, ma soprattutto ecco qui, alcuni capiranno, diciamo è stata lui la mia attività principale. Comunque sia, oggi faccio un video leggermente diverso dal solito, lo so che avrei detto, che ho detto anzi, che avrei portato una decklist Edison, sono in programma, non vi preoccupate perché le porto ai prossimi giorni e volevo fare questa sorta di unboxing di queste carte che diciamo nel complesso superano un bel valore. Quindi io innanzitutto vi dico di non prendermi come riferimento, assolutamente no, sono solo degli sfizi che appunto io da bambino non potevo permettermi e ora ho voluto diciamo soddisfare quel piccolo piccolo, quel desiderio, quel piccio. E alcune carte sono per l'appunto, mi servivano per giocare Edison, un po' per realizzare, e vabbè. Quindi io direi di partire, di condividere questa cosina con voi. Partiamo quindi dal primo, chiamiamolo lotto, anzi vorrei partire proprio da questo qui. Allora, queste in teoria erano già quelle dell'altra volta. Quindi sono 3 Kaios, 3 Deck Devastation Virus, un Archfiend comune per la mia ragazza e lui che, boh, mi è sempre piaciuto l'artwork, l'ho preso per veramente una manciata di centesimi, ho detto vabbè, a sto punto lo piglio. Poi, ora direte, ma perché ci fai vedere sta comunazza? Diciamo, tanto mi sono fatto la testa con il Danato Goat, che sono andato a comprare alcune carte appunto del formato per magari montarmi un ipotetico mazzo, caso che volessi giocare, ma anche perché obiettivamente mi piacciono un sacco le carte. Quindi diciamo che principalmente se siete giocato il game meta non è diciamo il massimo questo video, dato che è principalmente roba GOAT e Edison. Quindi vabbè abbiamo un Battle Death, uno di questi per la Instant Fusion, tre Gusci Vulcanici, tre Razzi Seagate. Ah, ma io ora noto che c'è scritto Speed Duel qua, ma è incredibile. Tre Decoichi Secret, un Knight Assailant, Kuribo in Alternative Art. Ah, le nuove golden, guardate quanto cacchio sono fighe. Poi un'altra cosa, se ci ho messo tanto per caricare il video, perché appunto aspettavo che arrivasse tutta la roba. Sì, ho preso diciamo 3 per abbondare. La tour, 3 per un po' per abbondare e stare sicuro, tanto finché costavano poco. Appunto, va bene, diciamo così. Anche lui da Speed Duel, mica l'avevo capito. Ah, c'era pure lui. Vabbè, eccoli, questi diciamo che principalmente la roba GOAT è partita tutta da loro. Poi tre Mask of Restrict che mi mancavano, Soul Exchange, e diciamo che non c'è solo roba super, diciamo così. Ho anche preso roba un po' che costicchia, ecco, però più avanti. Ok, alla fine loro ho voluto prendere per sicurezza perché li ho trovati a buon prezzo e appunto volevo il 3 per il set di ognuno. Poi ecco qui, qua continua roba GOAT, 3 Smashing Ground per un mio amico, Dario della Macerie, perché una decklist che poi vi farò vedere, di 3 Amstel Secret, Victoria che a me è una carta che è sempre piaciuta e secondo me potrebbe essere utile magari in mazzofata, non lo so, devo studiarmelo un po', Nitro Guerriero Ultimate, Pot of Avarice Super, uno Zaborg Super e questo qui che mi è arrivato un po' rovinato rispetto a quello che ho comprato, però per fortuna, anzi il venditore è stato gentilissimo e me l'ha parzialmente rimborsato per la maggior parte del prezzo. Poi, quale lotto apriamo? Andiamo con questo qui nelle bustine, va? Ovviamente non è un mio video se non ci sono, metti a fuoco, se non ci sono i Red Eyes, un altro di questi, tre, sono tutte americane queste, Twister, Book of Moon, Altermageddon Night, questo qui devo darlo a un mio amico, questo qui perché sì, Dark Credo perché io, oh, non trovo più i miei, quindi sono stato costretto a ricomprarli, Gladiator Beast, che appunto ve lo porterò prima o poi, e una rota Mazzeve Super, sì. Figa. Molto figa. Ok, li rimetto a posto così poi posso finalmente montarmi i mazzi perché volevo aspettare appunto di fare il video assieme a voi. Ecco qua, qua continua altra roba GOAT, cioè GOAT e non GOAT, una
la trasformante super, un virus infetta tipo super, distruggi carte, il 2 di meno, passate sta, carità graziosa, un altro di questo, un altro di questo. Questo qui ora direte, minchia, me l'hai pagato un sacco di soldi. In verità no, sono riuscito a trovarlo a un prezzo ottimo, tipo era 9 euro, una roba del genere, o 10 euro, ultimate, e in condizioni perfette, quindi legalize. Poi 3 Norleras perché volevo farmi l'hopeless, non dico la massima, però è fra le mie carte preferite. Così come la Future Fusion, Turbo Warrior, Breaker, altro drago delle macerie, la Ranocchia perché così mi sono fatto il set, cioè il set da 2, un Extinction perché io, come cacchio ho pronunciato, non lo so, o diciamo in passato avevo la cosa di comprare le carte proibite a poco, e infatti poi per la Royal Oppression ha funzionato come tattica. Un altro Book of Moon, minchia, 3 buchi trappola ho preso, vabbè. Altri buchi trappola del caos, Mask of Restrict Super, Tributo Torrenziale Ultra, Fiendish Ultra. Questa carta fortissima, ragazzi, andatela a vedere per il side. E questa la censuriamo perché ha il nome in spagnolo, potete immaginare. E poi, vabbè, queste tre. Anzi, no, sono più di tre qua. Ci sono il Victory Dragon Secret Jump, Stratos Jump, 2 Dark Flare Knight a prezzo ottimo e 2 Butler. Quindi direte, cazzo, allora stai a fare sul serio col GOT. E cioè, sul serio, ho preso la roba perché sì, cavolo, vorrei giocare GOT caso che dovesse esserci appunto la fumetteria che potrei frequentare. Poi un Dragonotte Bianca Secret. Punto, vi porterò la versione aggiornata di Disaster Dragon, che ho trovato una lista veramente figa, che paradossalmente è molto simile a una che ha vinto il Quasiers, ma vabbè, lo dico coincidenza. Ah, Goyo Guardian non bastano mai. Qua c'è altra roba, mi pare. Tempesta Potente, un'altra Mask of Restrict, una Call of the Haunted Gold, altra roba lì. Quick Draw, le mani di ghiaccio, il tuning, questo utili per diciamo formato 2011, le mani mi piacevano, poi ho preso a pochi centesimi. E caso che appunto siate giocatori di meta o non, meta come ho detto, di meta o non, vi consiglio a prescindere queste sia per GOT che appunto per meta, penso contro il presunto Darkhold. Queste già le avete viste. Poi abbiamo, vabbè, questi presi a poco. Goyo Guardian, sì, cioè vabbè, di base ho preso tutta non tantissimo. Devo essere sincero, forse in Orlerras li ho pagati un po' di più, però appunto ci tenevo a prendere. Queste sono carte omaggio, a parte lei, carte omaggio che mi ha dato il venditore, è stato carinissimo perché mi ha messo anche delle bustine in omaggio di espansione che ovviamente non conoscevo perché era una delle ultime. Però eccoli qua, a proposito di Hopeless Dragon, Horus Oscuri. Questa per il motivo che vi ho detto prima. Ah, c'è questa qui, è un Avaris pure. Signore dei draghi, rosso scuro, è bello figo. Non il rapper. Poi il creatore oscuro, un Simorgh nero. Questo pure preso a poco, un altro rosso scuro. Tutti ultimate. Tanto naturale di drago. Poi la rara, forse fra le più costose di Yugi. Mi ricordo ancora il drone Lock Bird quando salì tipo a 40, 50, 12 euro l'una, che erano rari, non mi ricordo manco perché erano Short Prince. E una Yamata Dragon, proprio appunto per il Disaster Dragon. E quindi niente, ragazzuoli, questo era, diciamo, volevo condividere con voi i miei acquisti. E ripeto, non prendetemi troppo come riferimento, sono solo un nostalgico del gioco. E ho preso, diciamo, le carte che mi interessavano di più, ecco. Probabilmente ce ne saranno altri acquisti e per Natale spero di fare qualche speciale, qualcosina. Vediamo Black Friday, qualcosina, anche qualche offertina. E ragazzuoli, queste sono la mia lista di acquisti. Fatemi sapere cosa ne pensate delle carte che vi ho fatto vedere. Spero di averle fatte vedere tutte e non ne ho saltata nessuna. Vabbè, poi c'era uno Steel Wema, ma li ho presi pure giusto perché mi piacevano gli altri. Ho fatto principalmente gli acquisti perché mi piacevano, senza sbattermi, diciamo, del meta, quanto meno, perché non me ne frega proprio un cacchio. Ecco. Vabbè, a parte la roba giocabile, ovviamente. Very good. Questo in prima edizione. Comunque sia, grazie ancora per il supporto al canale.
ci vediamo al prossimo video con una decklist GB, oppure se dovesse andare bene il regionale che si terrà a Roma Edison, magari posto la decklist che appunto giocherò. Detto questo, lasciate un mi piace, un commento, e arrivederci e al prossimo video. See you next time!